Passo la parola quindi a padre Alex Zanotelli, che credo non abbia bisogno di presentazioni, è sempre stato attivissimo per la battaglia sull'acqua, Acqua Fonte di Vita. E padre Alex, ti lascio la parola e 10 minuti di spazio. Grazie. Buonasera a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Un grazie per chi ha organizzato questo momento. Oggi siamo qui per celebrare vita, l'acqua è vita, ma siamo qui anche a celebrare questo movimento popolare che c'è stato e che continua in difesa dell'acqua, della ripubblicizzazione dell'acqua. Io sono molto grato al lavoro davvero del forum, della segreteria, ma anche di tutti i comitati locali. Hanno fatto un lavoro straordinario, di tutti i coordinamenti regionali che hanno fatto un grande lavoro. Un grazie a chi localmente è riuscito, per esempio, so di Agrigento, di Cuneo recentemente, Torino ci stava quasi arrivando ad avere la ripubblicizzazione dell'acqua, vuol dire che c'è una base molto viva e che si ritrova in questo forum. Questo è fondamentale, questo metterci insieme. Per favore, continuiamo davvero in questa maniera. L'unità è fondamentale su questo. E dobbiamo davvero rafforzarci e spero che presto ci ritroveremo non in questa maniera, che è l'unica in questo momento, ma passato un attimo il Covid, poterci almeno ritrovare, almeno un gruppo di noi sotto il Parlamento per gridare quello che stiamo gridando pubblicamente. L'acqua è vita, l'abbiamo ascoltato e ringrazio Rojo per il suo intervento e l'ha ricordato, l'acqua è vita. Oggi la scienza ci dice chiarissimamente che tutta la vita su questo pianeta è nata dall'acqua. Se non ci fosse l'acqua, non ci sarebbe vita. Ecco perché Papa Francesco parla dell'acqua in Laudato Si' come diritto alla vita, un termine che in campo cattolico è usato solo per l'aborto, per l'eutanasia. Diritto alla vita è la vita. Io penso che se riuscissimo a trasmettere questo messaggio, che l'acqua, parlare di acqua e parlare di vita, penso che avremmo fatto davvero un qualcosa di straordinario, perché purtroppo in questa società che mercifica tutto, è chiaro che la mentalità della gente ormai è arrivata a dire com'è che possiamo sfruttare tutto. Durante il referendum, parlando ai ragazzini nelle scuole superiori o altri, che i ragazzini chiedevo: ma avete mai pensato di privatizzare vostra madre? E tutti si mettevano a sorridere, dice, come facciamo a privatizzare mia madre? La grande domanda è: ma come siamo arrivati? Come è stato possibile per l'umanità arrivare a questo punto incredibile in cui siamo arrivati, in cui l'acqua è diventata merce, è quotata in borsa. C'è qualcosa di radicalmente sbagliato, ma dentro la nostra testolina di ognuno di noi, ormai questa mentalità dell'estrarre profitto da tutto ci ha veramente fatto rovinare tutto, ma soprattutto il pensiero. Davvero è fondamentale, secondo me, questo. Purtroppo questa nostra lotta che ha portato con il referendum, ricordiamo oggi, dobbiamo celebrarlo questo. Siamo qui per celebrare 10 anni da quel referendum. È stata una cosa straordinaria che ci ha entusiasmato e ci ha fatto vedere che davvero partendo dal basso si possono ottenere tante cose. Eppure, dopo 8 governi passati in questo paese, non abbiamo ancora una legge, ma è mai possibile che i parlamenti, questi 8 governi che sono passati, non abbiano obbedito a quello che il popolo italiano vuole?
È chiaro che la politica è prigioniera delle banche, delle finanze. Questa è la cosa, l'unica conclusione che io posso tirare da questo. E anche mi meraviglio che né il presidente Napolitano né l'attuale presidente della Repubblica Mattarella ha mai ricordato al Parlamento il suo dovere di tradurre in legge quello che io lo chiamerei il diktat del popolo, che il popolo è stato chiaro, fuori l'acqua dal mercato e non si può fare profitto sull'acqua. Sono queste le due questioni referendarie. Purtroppo invece oggi, al di là del rifiuto della politica, c'è anche una, direi, una, non so, una paurosa davvero pressione e tendenza a privatizzare. Guardate che il vento è questo e dobbiamo stare veramente attenti. Non si può scherzare né barare su questo. Io direi stiamo molto attenti, davvero in questo è un momentaccio questo e dobbiamo incominciare a prenderlo davvero seriamente. Notate delle cose. Io direi che ci sono alcuni aspetti che volevo sottolineare, sarò brevissimo perché finisco entro i 10 minuti. Vorrei ricordare a tutti alcuni aspetti su cui dobbiamo tutti davvero lavorare, noi come forum e come comitati. C'è un dissesto idrologico in Italia che fa paura. Vedevo l'altro giorno, hanno detto che Spagna e Italia entro il 2040 potrebbero già perdere il 50% dell'acqua disponibile oggi. 50% è un problema grosso questo, su cui bisogna. Poi c'è tutto il problema su cui bisogna sempre più lavorare, che non è concepibile che il 70% dell'acqua buona venga usata dall'agribusiness. C'è qualcosa che non va nella nostra agricoltura industrializzata. Bisogna davvero cominciare perché davvero l'acqua sarà la prima vittima, e non, la prima vittima del surriscaldamento sarà l'acqua. E quindi dobbiamo incominciare a prendere seriamente questo problema. Sono alcune direi, delle cose su cui, e in più. Teniamo gli occhi aperti sul recovery plan. Non è possibile che questi soldi non vengano investiti sull'acqua per la ripubblicizzazione, ma soprattutto per le reti idriche. Qui bisogna davvero che ritorni un grosso movimento popolare per davvero chiedere queste cose fondamentali, perché l'acqua è fondamentale per il futuro. E sarà un problema anche per noi, non solo per il sud del mondo. Io sono un missionario e so molto bene quello che significa la povertà essendo vissuto in una baraccopoli. Vorrei chiedere, e concludo, sto arrivando alla conclusione, vorrei chiedere alcune cose importanti qui, secondo me, vero a cui ci tengo molto. Penso che dobbiamo incominciare a fare come quello che facciamo con le banche armate e con le banche che investono in petrolio, disinvestire. Dobbiamo incominciare a tirare giù le banche che investono in questa e incominciare a invitare la gente, noi come movimento, a tirar fuori i propri soldi da quelle banche che investono in questo. Guardate che è qui il segreto, perché il cuore di tutto oggi sono le banche, è la finanza. Se li tocchiamo lì, tocchiamo il cuore. Anche questo, secondo me, è un qualcosa su cui dobbiamo tutti, lo butto lì come davvero come. E infine. Attenzione, pressione sul ministro della transizione ecologica, Araujo, l'ha ricordato questo, è fondamentale. Cingolani purtroppo non mi fido molto perché viene dalla Finmeccanica, quindi è di tutt'altro, per cui è lì uno dei problemi vitali anche per l'acqua e penso che dovremmo anche lì battere alla porta di Cingolani. E infine io vi lascio semplicemente ricordando, ed è con noi anche Luis Infante dell'Amore, ci ha sempre voluto bene, il vescovo di Aysén in Patagonia, in Cile, quando lui dice, ed è questa la mia conclusione, la crescente politica di privatizzazione è moralmente inaccettabile quando cerca di impadronirsi di elementi così vitali come l'acqua, creando una nuova categoria sociale di esclusi. Per
alcune imprese multinazionali che cercano di impadronirsi di alcuni beni della natura, soprattutto dell'acqua, possono essere legalmente padroni di questi beni e dei relativi diritti, ma non sono eticamente proprietarie di un bene dal quale dipende la vita dell'umanità. È un'ingiustizia istituzionalizzata che crea ulteriore fame e povertà, facendo sì che la natura sia la più sacrificata e che la specie più minacciata sia proprio quella umana, i più poveri in particolare. E questo è l'appello del no, de Luis Infante della Morte, nell'unica lettera pastorale di un vescovo che abbiamo dedicata totalmente all'acqua. Dacci oggi la nostra acqua quotidiana che deve ispirarci a continuare a lottare davvero per questo bene, che è il bene vitale oggi, che è l'acqua. Grazie a voi. Grazie, grazie padre Alex per queste incitazioni e queste anche tu per queste direttive che riesci a darci. E grazie anche per essere stato perfettamente nei tempi.